Ciao ragazzi, rieccoci qui alla seconda prova della FoodEpen. Quindi volevo dirvi, ho provato vari fogli per avere la miglior resa della FoodEpen e mi è risultata migliore un tipo di carta molto lucida, meglio forse anche fotografica, perché i neri, anche se si asciugano, come vedete, rimangono molto limpidi, danno anche un senso di lucentezza. Quindi proverò un po' a fare una fan art stavolta su questo tipo di foglio, quindi dovrei avere una resa migliore e vedere un po' il risultato. Vediamo un po' che ne esce fuori. Allora, stacchiamo. Io ho già usato il procedimento per poter usare la FoodEpen, penso che non si sia asciugata, quindi proverò disegnare qualcosa. Chiaramente dopo un po' di tempo a usarlo, cercare di trovare la tecnica migliore per poter poi fare un'inchiostrazione e capirne i segreti. Cerchiamo Sicuramente se avete una mano ferma e un tratto deciso, riuscirete molto meglio a inchiostrare come si deve. Allora, usare proprio la punta della FoodEpen in effetti è un po' complicato perché il manico, non essendo rigido, dobbiamo stare attenti quindi a non premere, se no l'inchiostro scenderà sempre di più. Sto usando proprio l'estremità, bisogna avere una mano molto sensibile, infatti anche quando tendo a fare queste linee lascio un po' troppo inchiostro. Ha una sensibilità incredibile questo Marupen. In effetti stiamo usando al 100% un vero e proprio pennello, in maniera più funzionale però. Allora io sto facendo un disegno a mano libera, senza costruzione, quindi senza proporzioni. Quindi non mi meravigliate se c'è qualche, magari qualche imperfezione.
Sicuramente quando disegnate con la fude pen dovete avere un tratto deciso, quindi se avete la mano sicura riuscite a fare tratti più lunghi e più precisi. In effetti, se non andate molto inchiostro, potreste avere anche una sfumatura, come state riuscite a vedere in questo caso, che non è affatto male. Stavo già cominciando a sbagliare. Quanti di voi riescono a disegnare con una base musicale? Io di solito non lo faccio mai, però mi rendo conto che rilassa molto. Quindi se usate sempre la food pen, dovete avere una concentrazione, come tutti i disegni, non indifferente. Quindi magari se ascoltate musica riuscite a rilassarvi e non distrarvi ulteriormente, forse è la migliore soluzione. Devo stare attentissimo. Comunque non è affatto male, ragazzi, davvero. Se prendete dimestichezza è molto piacevole. Ok, quindi abbiamo fatto i tratti di base, mettiamo qualche segno in evidenza, mano molto leggera, mi raccomando, che non sembra che il risultato è difficile. Allora, cominciamo con i tratti della barba. Ok, quindi il tratto di base adesso l'ho fatto. Possiamo divertirci un po' a premere un po' di più. Cominciare a fare i lineamenti dei capelli.
Certo che bisogna usare, bisogna avere effettivamente una certa maestria, ragazzi, per poter utilizzare al meglio questo tipo di pennello. Se volete un po' più di inchiostro mentre disegnate, basta che tendete a premere un pochino, non troppo però, eh? Allora, dovrebbe essere la coda. Adesso non ho idea di quanto sia carico il serbatoio di questa Fude Pen. Spero che duri a lungo, non sono riuscito neanche a trovare le ricariche, quindi non ho idea di neanche quanto costino. Considerate questo tipo di modello, comunque, se lo andate ad acquistare, non lo paghereste di meno di 10 euro, almeno quanto l'ho pagato io in fiera, e poi magari riuscite a trovarlo anche di meno. Però io consiglio usare almeno questi col tappo rosso, perché ce ne sono altri col tappo giallo che qualche dubbio che rendino poco. Sicuramente se trovate quella a pigmenti avete fatto un ottimo acquisto.
comunque, come in ogni disegno, come in ogni cosa, sperimentate, perché riuscite a trovare poi il tratto e la carta più adeguata al vostro tipo di stile. Sto cominciando a divertirmi un po', però la punta fine delle campiture tende un po' a rovinarsi, effettivamente ce ne vogliono due per la punta grossa, fare, cioè si può utilizzare chiaramente anche un solo pennino per fare tutto, sì, però non voglio tendere a cercare di rovinarla questa punta, poi magari comprerò altre, vedrò un po'. Allora, qui siamo quasi alla fine. Qui il corpo hanno fatto, chiaramente hanno messo dei retini, quindi cercherò magari di far asciugare un po' il pennello, in questo caso forse rovinerò un po' la punta, cercherò di fare un effetto di riempimento con l'inchiostro. Come un po' asciutto, proverò a sfumare un po', forse si rovinerà un po' la punta, in questo caso sfibrerà un po', però almeno cercherò di fare quell'effetto desiderato. E non fatelo perché poi la inguaiate la fude ben praticamente. Ok, speriamo di non aver rovinato troppo la punta. Allora, questa, come penso abbiate capito, è una fan art di Takiko Inoue del manga di Bagabond. Spero di averlo fatto adeguatamente, somigliante, non di uguale ma somigliante.
magari se ci prendo gusto lo aggiusto un po'. Adesso sto cominciando un po' a premere sul serbatoio per far uscire un po' di inchiostro. Ok ragazzi, la prova si può considerare conclusa, quindi adesso vi faccio vedere che ne è uscito fuori. Questa è la fanart che ho realizzato con la food pen. Vi dico, provatela, che veramente vi può dare soddisfazioni. L'inchiostro fino adesso ha reso abbastanza bene, quindi francamente non vi so dire adesso la capienza effettiva di un serbatoio, però da provare ragazzi. Bene, grazie per la visione e alla prossima.